Eccolo Paolo. qua, siamo live con Alberto Vergani e ovviamente Matteo Aglio. Qui ormai Ciao a tutti. ci stiamo facendo la buca sulla sedia. Senti, Alberto, per chi non lo conoscesse adeguatamente, perché è una di quelle figure che ovviamente non ti dico, non diciamo che lavora nell'ombra. Ma ovviamente non corre in motocicletta, ogni tanto lo vediamo andare forte in kart, è un manager di lunga data, ci siamo conosciuti addirittura ai tempi di Ivan Capelli con la Leyton Haas in Formula 1, no? Se ben ricordi, Alberto. E adesso Alberto è il manager di Petrucci, quindi io direi di iniziare la conversazione con qualche notizia dell'ultimo minuto, poi dopo ne daremo altre lungo la diretta. Cosa ci dici, Alberto? Dico che voi siete ormai il punto di riferimento, perché per avere le notizie, uno basta che legge il GP1 e ci sono le dichiarazioni di tutti i manager. Uno specchio della realtà, per cui c'è poco da aggiungere, perché da Ciabatti, Rivola, insomma, tutti hanno detto delle cose anche più dire, cose che sono la realtà, perché la famiglia non deve rinnovare con i piloti che ha, la Ducati deve rinnovare con il cuore, e la Aprilia, la Ti sentiamo Sperano male, Alberto, devi parlare un po' più forte. che Iannone non finisca nel Perfetto. casino e di conseguenza di essere il pilota quindi anche per l'anno prossimo. Per quanto ci riguarda, siamo un po' alla finestra. La finestra propone Superbike e vediamo un po'. L'idea è rimanere in MotoGP. Come Senti, dove? Alberto, non è strano che Petrucci tutto sommato abbia vinto una gara l'anno scorso e sia arrivato davanti a Jack Miller e con un campionato che ovviamente è fermo, per cui bocce ferme, non si è visto niente, si riprenderà il 19 di luglio, siano già state fatte delle scelte di mercato? Sicuro, d'altra parte Miller è un pupillo di Gigi e dunque già girava il suo nome in un paio di situazioni. Quindi a questo punto si vede che, penso io, è una cosa che magari in capatia mi avesse fatto un'offerta a Miller e di conseguenza Miller aveva detto cosa faccio, visto che Acquaio è il suo manager e l'uomo capatia mi ha chiesto il giro, se due più di due si da lontano. E dunque hanno anticipato il mercato quando in teoria avrebbero tutti i piloti disponibili, addirittura anche Lorenzo. Perché non è più avanti un Lorenzo back again Ducati, potrebbe anche essere una cosa del genere, visto le dichiarazioni che sta facendo. Beh, Sì, sì. oggi ha detto che appunto con una moto che gli Sì. permetterebbe di vincere il campionato c'è solo la Ducati. Ma perché tu pensi che il rinnovo con Dovizioso possa essere molto molto complicato? No, il rinnovo con Dovizioso secondo me è, non dico che è fatto, ma deve essere fatto, mi sembra nella logica delle cose. Poi se dovessero non trovare l'accordo, cosa per me è impossibile, non credo, a quel punto possono decidere quello che vogliono, tra cui anche il back again Lorenzo, prima dice di voler smettere, poi rientra come collaudatore per tornare a correre. E poi invece con questo problema di quest'anno non ha potuto fare il recanto, lo Certo. dice lui sempre sul vostro sito. Sì. No, ma poi anche, no, ma poi Ufficiale del mercato. anche Razlan di Petronas negli scorse settimane ha ammesso che già nei test in Malesia Orger è andato da lui a chiedergli se per caso ci sarebbe stato un posto in Petronas per il 2021, quindi st'idea gli frulla in testa da un po', ecco. Guarda, io quando Valencia ha fatto l'ultima gara, salutando tutti e così via, ho
Io gli ho chiesto, ma tu ti ritiri davvero? Il 99%, con quello sguardo un po' furbino. Io ero con un amico, ho detto, matematico, che lui può, sì, perché è un altro che non può finire la carriera in quel modo, penso io. Senti, ma ovviamente noi conosciamo Danilo da tanti anni. Lui come l'ha presa? Poi magari ci riparleremo ancora, ci abbiamo parlato, diciamo, in tempi relativamente recenti, ci riparleremo ancora. Lui come l'ha presa questa decisione di Ducati? Perché Danilo è uno che praticamente faceva moltissimo squadra, sia in Pramac che nel team ufficiale. Beh, l'ha presa malissimo. Il primo giorno era come tutte le scuole, poi io chiamavo ogni giorno, mi facevo dei piani, perché adesso se ne è fatta una ragione, dice, vabbè, la vita è fatta di porte aperte e porte chiuse. Prendo la filosofia, essere, come dire, fiducioso nel destino, anche perché lui comunque ha la coscienza a posto, ha fatto quello che doveva fare, l'obiettivo era vincere una gara, ci è riuscito, l'obiettivo era fare comunque teoricamente gioco di squadra, comunque non dà fastidio a Dovizioso, penso che l'abbia fatto. Poi dopo, se ti promuovono o ti bocciano, è un discorso diverso, però bisogna, la vita è fatta così, questo qua, di accettarlo e andare avanti sempre fiducioso, contento, che magari in futuro ti riserva qualcosa di positivo. Ma Senti, l'impressione, ah, aspetta, c'è una domanda e scusa, poi gliela c'è una faccio. domanda da Facebook e poi ricordo sempre Alberto di parlare molto forte perché sei senza cuffie, per cui non ti sentiamo bene. Daniele Panigata da Facebook, se dovessero graziare Iannone e rinnovasse con Aprilia, per Petrucci ci sarebbero altre opzioni che non siano quelle della Superbike. Danilo ha detto che vorrebbe correre la Dakar. Magari correrà anche la Dakar, però diciamo uno come lui non è che lo possiamo perdere dalla MotoGP, no? No, vabbè, la battuta della Dakar è una battuta per sdrammatizzare. È ovvio che non fai la MotoGP perché proprio non c'è un posto, uno, e la Superbike è un'ottima alternativa. Però la speranza di poter di rimanere in MotoGP potrebbe essere l'Aprilia, potrebbe essere la KTM, cioè sono le uniche Eccolo là che. disponibili. Poi Anche la connessione del Verga vedo che si sta frizzando. Senti, parlavi di KTM, no? E proprio prima, quando diciamo eravamo nel backstage, l'abbiamo anche scritto un'oretta fa, Puig è andato sotto a Pol Espargaró, quindi si potrebbe anche liberare un posto in KTM. ma voi avevate fatto un'intervista tempo fa a Puig, dove lui faceva stranamente dei grossi complimenti a Paul Espargaró, che mi sembrava una roba un po' curiosa, perché essendo di un'altra squadra, per cui non so, i movimenti sei più informato tu. Beh, Diciamo. era curioso anche il fatto che Pui ci facesse i complimenti a qualcuno, ecco, non solo, No, questo infatti a prescindere dal soggetto. messo questo dettaglio. Sì, no, è abbastanza strano che Alberto Puig L'altro Alberto, eh. abbia fatto in effetti, ma in effetti Pol Espargaró con la KTM ha fatto delle gran belle gare, per cui c'è anche da aspettarsi che interessi. Adesso c'è da capire dove Puig possa pensare di infilarlo, perché la Honda non ha tutti questi posti, no? A meno che Crutchlow non si fermi, non, ne parlavamo prima con Matteo, o che nella squadra ufficiale decidessero di fare a meno di Alex, fratello di Mark, ma non lo so. Ma tu Sembra un po'. pensi che, per esempio, dopo una sola stagione, peraltro di poche gare, la Honda possa dire a Alex Marquez, guarda, abbiamo scherzato? Boh, mi sembra strano anche perché c'è di mezzo un signore che si chiama Mark. Però boh, potrebbe essere il posto di Crutchlow, che insomma tutto sommato non è proprio un giovane, via. E poi costa anche dei soldi, ecco. Senti Alberto, Luigi Lombardi sempre da Facebook.
Ma davanti a una MotoGP non competitiva, non è meglio un campionato Superbike con la Ducati? Cioè, effettivamente Luigi non ha torto, cioè lì si tratta di andare a correre per provare a vincere il mondiale. Poi magari un cavallo di ritorno e uno rientra in Superbike da vincitore del mondiale Superbike, in MotoGP da vincitore del mondiale Superbike. Intanto nella vita non c'è nulla di certo, poi io posso dire che al momento con Ducati non c'è un'offerta, c'è un'ipotesi magari futura ventilata, ma non c'è un'offerta. Dall'altra parte non c'è nessuna offerta, per cui siamo proprio in una situazione dove vediamo cosa arriva sul tavolo e dopodiché si deciderà con buon senso, ovviamente, non ovvio che in base a quello che arriva si decide, cioè, come mi ha sempre fatto e come ho sempre fatto con il mio pilota, sono un pilota poi decide cosa fare. È ovvio che in questo momento, come tu hai detto, Danilo ha fatto il miglior anno in MotoGP vincendo una gara e comunque arrivando sesto nel mondiale, e davanti a Miller peraltro, è stato bocciato così, è come se tu gli avessi tirato un pugno, cioè, è in un momento dove deve riprendersi un po'. E poi aggiungo che non c'è neanche quel momento di sfogo di salire in moto, hai capito? Di sfogare l'adrenalina facendo una gara dicendo che non ho più nulla da perdere, mi sfogo. Per cui è come una pentola a pressione che deve continuare a rimanere in pressione fino a quando non sale sulla moto. Ma Alberto, a me sembra l'impressione è che forse Ducati non abbia mai creduto fino in fondo in Danilo. Se no, non so perché ha avuto questa fretta di dargli ben servito. Allora, in realtà è così, nella logica dei fatti. Però le cose di solito sono curiose, perché quando capitava il momento del rinnovo, Danilo faceva degli ottimi risultati, no? Per cui alla fine succedeva questo, ho perso tutto. Li ho Ci persi. sentiamo. Sì. Sì, ti sentiamo. Quando dovevamo rinnovare, Danilo Sì. stava facendo risultati ottimi, come è successo anche nel discorso del Mugello con Lorenzo, lo sliding door. Probabilmente, dico probabilmente, se non ci fosse stato quel battibecco tra Domenicali e Lorenzo, forse Lorenzo sarebbe rimasto, non lo so, suppongo che no. Però io mi ricordo che dovevano darci l'ok o meno dopo Mugello, per cui una settimana dopo Mugello, avevamo l'opzione il 30 giugno. In realtà prima della gara ci avevano confermato. E dunque si vede che è successo qualcosa. Ecco, lì è stato un po' sliding door, cioè probabilmente se Lorenzo diceva sì, ok, noi rimanevamo dove eravamo, non so cosa avremmo Certo. fatto sicuramente qui. Per Senti, cui sono state situazioni di incastro l'incastro. e poi dopo. Poi sicuramente lui è un pilota che è stato preso non per vincere il mondiale, nel senso che il mondiale doveva vincere Dovizioso. Andrea. Diciamo che ha fatto un lavoro dal mio punto di vista egregio. Poi è vero, la seconda metà stagione non è stata brillante come la prima. Bisognerebbe capirne i motivi. Senti Alberto, una domanda personale, come la vive un manager una situazione di questo tipo? Quindi noi quest'anno, ammesso che ci accolgano anche a noi giornalisti nel paddock, noi ti vedremo nuovamente nel box Ducati al fianco di Danilo. Come vive un manager, anche lui, questa situazione da separato in casa? Anche perché ovviamente tu con Ducati hai ottimi rapporti, sei stato il manager di Carlos Checa, sei stato il manager di Marco Melandri, quindi ovviamente hai un rapporto anche di amicizia di lunga durata con i vertici, con Claudio Domenicali, con Paolo Ciabatti, con Davide Tardozzi. Come da manager, da uomo, come si vive questa situazione? Ma è normale, cioè fa parte del gioco, anzi, ti dirò, in un certo senso, una volta cavato il dente, ti sei tolto il dolore e pensi a fare le tue gare nel migliore dei modi. Paradossalmente è più brutto il momento dell'attesa piuttosto che dopo che sei stato giudicato.
Per cui a Ducati non posso che dire grazie, perché in effetti Danilo ha fatto una storia di Ducati fantastica e la moto gli ha permesso di vincere, per cui la moto, lo staff, gli ingegneri, tutti, insomma. E devo dire squadra fantastica, però la vita è fatta di queste cose qui e non è che io vado lì col muso, anzi, sono contento per il passato, per il futuro vedremo, quello che ti dico. Intanto dico, ci sono, quando Danilo mi ha comunicato la Ferrari notizia, gli ho detto, beh, pensiamo che abbiamo 10-12 gare da fare, cioè non è che siamo a dicembre, anche se adesso la stagione è un po' incasinata, però alla fine dico, il buono cos'è? Che quella moto ce l'ha ancora per 10-12 gare e ci toglieremo magari altre soddisfazioni, poi dopo chi verrà vedrà. Ripeto, ogni giorno è un giorno regalato, bisogna vedere e godere il massimo possibile di quello che hai. Parlando di Danilo ed Aprilia, già 2 anni fa c'erano stati contatti, no? Con Noale. Mi sembra che anche Danilo li avesse poi anche ringraziati per l'interessamento, cioè, quindi vi eravate anche, mi sembra di capire, lasciati bene. Quindi è un discorso che si può riprendere. In quel caso lì avevamo proprio un'offerta sul tavolo e sinceramente io, insieme a Danilo, abbiamo detto ad Aprilia, è difficile mollare una moto con cui stai facendo dei podi in questo momento, perché in realtà era un momento dove Danilo stava facendo bene con la Ducati. Per cui abbiamo preso questo, diciamo, questo rischio, perché era prima, era il 17 sul 18, perché poi non era un rischio, perché continuare in Ducati era una certezza. Per cui abbiamo ringraziato, perché comunque l'offerta era interessante e il desiderio c'era di un italiano come lui su quella moto. D'altra parte, in quel momento lì era difficile non avere di fare, anche se non è possibile, però la carriera è stata un risultato. Senti, Alberto, Stefano Massarenti da YouTube chiede se secondo te la Ducati ha preso Miller con la speranza che si riveli una sorpresa, perché ormai non crede più a Dovizioso. Non vogliamo che tu ti sbilanci su Dovizioso, ovviamente, però credi che la Ducati sia convinta che Miller possa veramente fare questo salto in avanti? Perché in fondo a me dall'esterno sembra sempre che la Ducati stia cercando il colpaccio, di trovare, no? Di trovare la belva, come nel caso di Stoner, che peraltro è stato uno dei tuoi piloti in Nolan X-Lite, perché bisogna ricordare che il Verga, come è chiamato simpaticamente nell'ambiente, alle sue spalle appunto ha la nota casa di caschi. Cosa ne pensi? Ma io, Miller è sicuramente la forte, sicuramente ha talento. Non penso che sia per non credere in Dovizioso, perché non mi sembra il caso. Penso più a un giovane di prospettiva, questo è quello che pensa Gigi. Io a tal proposito chiesi tempo fa a Chesi cosa ne pensi di Miller, e lui sa che non è uno che gira poi al largo delle cose, per cui ti dice sì o no, e lui mi ha detto un campione del mondo. Non mi ha detto nient'altro. Poi sai, sono australiani, magari va per la pesca. Sì, diciamo, non... è uno che ha fatto delle belle gare, ma posso dire anche con tanto quanto l'ha fatto Lorenzo, perché poi non dimentichiamoci, cioè, quella gara che ha vinto Miller era la gara che stava vincendo Danilo, perché è stata interrotta per pioggia e sono ripartiti, e Danilo quando è ripartito ha avuto un problema, che si è svitato qualcosa lì, non può essere la sezione, e si è dovuto fermare subito, per cui lui ha vinto la gara, sennò quella gara lì la vinceva Danilo, cioè non c'era trippa per gatti. E dunque, insomma, anche quello in un certo senso mi spiego, ci ha visto bene, perché potevamo aver già vinto 2 anni fa, però la vita è così. Devo dire comunque che sotto questo punto di vista non ti puoi lamentare, perché come ricordo sempre, l'ho ricordato anche nei giorni scorsi in una diretta, tu passi per essere non solo il manager che porta più fortuna nel paddock, ma anche essere personalmente la persona più fortunata che tutti noi conosciamo, quindi crediamo che sarai sicuramente in grado di traghettare Danilo
verso una soluzione ottimale. Ecco, a Ma in questo proposito di momento questo. cosa si fa da manager? No, gli faccio la domanda. In questo momento si aspetta praticamente, non ci sono grosse alternative o modus operandi? Infatti. Bisogna aspettare perché in pista non si può andare. Con le squadre sanno che c'è Danilo disponibile, cioè questo è un dato di Sì. fatto. Dunque, in questo momento non ho urgenza di decidere perché cioè, posso aspettare finché non arriva qualcheduno che mi metta le strette. E a quel punto lì devi decidere. Per cui il da farsi è tenere sul morale Danilo fondamentalmente per far sì che parta col corpo in canna, e questo è l'unico vero obiettivo. Cioè, mi piacerebbe che finisse la stagione un po' come fece Carlos quando venne licenziato dal per prendere Gibernau, e a fine anno, allora il mio suppo mi disse: forse abbiamo fatto una cazzata a mandare Carlos per prendere Gibernau, perché Carlos aveva iniziato a perdurare dopo l'unica stagione, però anche lì l'avevano appunto cilindrato, invece con quella moto alla fine si è trovato bene. Senti, c'è Andrea Eidenperger da Facebook che, rifacendosi a quello che ha detto ieri Rivola, che di Aprilia, che ci è parso molto preoccupato sul caso Iannone. Tu che idea ti sei fatto sul caso di Iannone? Perché è evidente che nessuno lo spera e nessuno se lo aspetta, ma nel caso la WADA desse anche semplicemente 2 anni invece dei 4 che teme Rivola e che sarebbero la fine della carriera di Andrea, ma nel caso anche di soli 2 anni, Aprilia dovrebbe ovviamente subito guardarsi attorno. Tu sui casi di doping cosa ne pensi? Ma intanto mi sono meravigliato ieri che Rivola avesse manifestato questo timore, perché fino a poco tempo fa invece c'era grande ottimismo. Vuol dire che la persona che vada a far camminare possa creare qualche turbativa. Quella lì è una materia complicata, cioè entrarci è un ginepraio, cioè, ti dico, la vivi da spettatore, senti quello che decidono e fanno. Faccio fatica a dire qualsiasi cosa. Senti, qua c'è sempre un altro lettore che dice che secondo lui la coppia di Ducati Miller-Dovi farà più scintille di quelle Iannone-Dovi. Secondo te le scintille saranno effettive o saranno sull'asfalto con moto che strusciano, no? Perché Jack, diciamo, ha il suo carattere, quindi non è che si farà da parte, magari non sarà lo Iannone del Gran Premio di Argentina di qualche anno fa, però diciamo che secondo me non si tirerebbe indietro. Tu cosa ne pensi? Ma per come ho visto io Miller in squadra con Danilo, l'ho visto molto corretto e molto leale, per cui non mi sembra che possa dar fastidio. Se va più forte, va più forte, ma non lo vedo. Mi è piaciuto come compagno di squadra. Era leale, ha combattuto con Danilo anche lui per avere il posto nel team ufficiale l'anno precedente. Quindi, avendolo vissuto dal vivo, devo dire che non penso che faccia nessun figlio. Senti, perché secondo te, ce lo chiedono vari lettori, i piloti di MotoGP quando gli si parla della Superbike storcono il naso? Perché è un campionato meno mediatico? Perché si guadagna di meno? Perché le moto sono meno divertenti? Tu conosci tutti e due gli ambienti, quindi. Perché comunque è brutto da dire, ma è un po' come fosse la Serie B, cioè non è un campionato dove da là vai di qui, sono un po' tendenzialmente, perché facile è arrivato da lì. Però la MotoGP è un'altra roba, come pubblico, come soldi, come contenuto delle case, cioè un campionato, cioè, è la vera Formula 1, sono un po', diciamo che in questo caso la differenza è sensibile. Però Alberto, che lo vedo in questo momento frizzato, no? Adesso si rimuove, però dal punto di vista economico addirittura
in certi casi, come quello di Jonathan Rea, Ray, o come dir si voglia, sembra che si possa addirittura guadagnare in certe posizioni più in Superbike che in MotoGP. Sì, lui, comunque io mi ricordo, ho guadagnato bene Carlos quando ha vinto il Mondiale, Marco quando era in BMW, tendenzialmente gli stipendi sono inferiori. È vero anche che Superbike, in MotoGP non tutti guadagnano tanto come i primi. Come Mark, ma Danilo è uno di quelli che guadagna meno di tutti, tanto quello sappiamo. c'è una domanda su Facebook, Alberto Sprovieri, che ti chiede come vedi Bagnaia in prospettiva futura. Mi sa che quest'anno è rimasto un po', come dire, scioccato da Quartararo, no? Essendo lui campione del mondo, pensava forse di fare di più e meglio, per cui quest'anno è chiamato a fare molto bene, avendo anche la moto ufficiale, per cui, insomma, sai, la moto non va da sola, quindi comunque la verità è una delle moto migliori, ma la devi guidare, cioè, non è che ci sale sopra e vince le gare, cioè, comunque un bel cavallo. Ecco, ma se avessi tu seguissi un ipotetico pilota di Moto2 e dovessi farlo salire in MotoGP, lo metteresti sulla Ducati? Perché quello che abbiamo visto è che quelli che vanno soprattutto su Yamaha e Suzuki fanno subito bene il primo anno. In Ducati, come con Pecco, c'è stata una difficoltà. Cosa faresti da manager? Cartina attorno al sole è stato Valentino, Lorenzo, poi ti posso dire anche il mio nome, Andrea, perché Marco Certo. scendeva al mondo, aveva fatto il secondo mondiale, salito su una Ducati e aveva fatto tanto. Quindi non è proprio un mondo facile. Lorenzo ne è l'ultima dimostrazione, per Martino Marco è andato subito forte. Per carità, in Ducati si è adattato, ma c'è lui come mezzo. Quindi, importante come gap. La Yamaha risulta essere la moto più semplice per la prova di Ducati. Suzuki sembra parente della Yamaha. Quindi, Sì, diciamo che con ma Suzuki, con le due moto lì, la carta sono meno difficili, non dico meno difficili. meno difficile. senti, da YouTube Loris dice una cosa che in fondo è giusta. La Ducati ha cominciato a cambiare la strategia con dei contratti annuali, no? Quindi, secondo te, Miller, se farà risultati, sarà confermato, se no contratto annuale. Come la vedi tu questa situazione? Ma questo è un discorso che Gigi voleva, di rompere questa cosa dei 2 anni, 2 anni, per bloccare il mercato, per avere la possibilità di cambiare il pilota oppure di dargli un ingaggio diverso, cioè seguirlo nel risultato, nella valutazione. È sicuramente più conveniente e giusto per la casa, per il pilota, visto che si decide sempre molto presto, è un po' una cosa come un po' di ansia. Poi ho letto che lui diceva povero Petrucci, non è povero Petrucci, Petrucci in pratica si è fatto i suoi anni, viene sostituito, è un peccato, non è che è povero, è un peccato perché comunque non ha fatto una stagione della Spagna. Senti, ma Beh, quando. se Dall'Igna c'ha al punto la moda del contratto di un anno, poi ci ha risposto con quello di 4 anni. Ma te è sorpreso un quadriennale? No, A guarda, Marco, ti sto parlando praticamente. stessa cosa ha fatto la Ferrari con Leclerc, non è, secondo me è stata una roba intelligente, perché uno come Marc, cioè, poteva essere solo scomodo per vincere il mondiale, per cui il mix Honda e Marc sono una roba difficilmente ripetibile. Dunque, perché starà a girarci attorno? Poco tempo fa ero a cena con Livio un po', e dicevamo, mi ricordo di una battuta che mi aveva fatto, parlando di Spoon all'epoca,
e Nakamoto gli disse: mi costa meno pagare di più un pilota che lavorare sulla moto per far andare un secondo più veloce. Cioè, dunque loro avevano quel tipo di approccio, cioè provato Stoner, l'avevano riempito, provato Mattes, fanno la stessa roba. In realtà Mark, non lo dico io, lo dice Agostini, lo dicono tutti, cioè, è il nuovo fenomeno, cioè uno di quelli che ci ricorderemo nella storia. Storia. Cioè, è inevitabile da dire. È già un onore, secondo me, fatto proprio Danilo Giulio Morali, dire guarda che tu comunque sei riuscito a battere in pista con lui presente e con un Dovizioso presente, che non è che correva da solo, gli altri sono tenuti per vincere la gara. E qui è una gara vinta con merito e dunque onore a questa capacità. No, proprio in quella gara al Mugello li ha piegati entrambi, perché quando si è trovato alla San Donato all'uscita, che si è infilato là in mezzo, cioè è stato veramente un atto di forza quello di Danilo. Ecco, a proposito di questo, poi ce lo chiedono sia da YouTube che da Facebook, dato che la seconda parte della stagione Danilo non ha offerto le stesse prestazioni che nella prima, tu pensi che lui quella vittoria in qualche maniera lo abbia soddisfatto, appagato, oppure ci sono stati degli altri problemi che non conosciamo? Allora, di sicuro, lui l'ha anche detto in qualche intervista, a un certo punto ha creduto di poter essere sempre lì, per cui quando pensi ci sono e poi non riesci, ti innesca una frustrazione, no? Perché se tu dici salto un metro, lo salti, va bene, ma se dici salto due metri, lo fai una volta, la seconda, la terza, non ce la fai, comincia ad andare in confusione. Per cui sicuramente c'è stato un momento dove lui ha avuto questo tipo di fenomeno, la squadra diciamo che ha iniziato a manifestare anche un po' di insoddisfazione, se ne è stato tutto un meccanismo dove sbaglio una gara, mi sbaglio un'altra, cioè sono quelle situazioni dove bisognerebbe fare come il computer, ferme, resetti e poi riparti, no? Invece purtroppo quando sono in campionato non puoi resettare, non devi continuare. E poi Danilo in inverno a ragionare, a vedere, a fare un film della stagione, a capire gli errori fatti, come far meglio l'anno prossimo, e purtroppo la prossima era mia. Alberto, magari a Danilo in questo caso è mancato un po' non fare il percorso classico per arrivare fino a un team ufficiale in MotoGP, voglio dire, quella Moto3, quella Moto2, l'abitudine anche in classi cosiddette minori di lottare per le posizioni di vertice, perché lui ha fatto un percorso assolutamente strano, ecco, forse unico. Una cosa che io dico di no, comunque ha fatto 9 podi, si è giocato ad Assen la vittoria con Valentino e gli ha dato fastidio Rins all'ultima curva, si è giocato una vittoria a Misano con Marquez quando c'era il bagnato umido e così via. Cioè, comunque ha fatto delle gare secondo me importanti, la gente aveva memoria importantissima. Ha iniziato con la CRT che voleva dire essere trasparenti, una roba che è un fantasma, no. Dopodiché la Ducati gli ha dato lì per ringraziare i piloti, sono stati e sono veramente dei padrini, gli hanno dato fiducia e loro hanno ripagato. Poi dopo è chiaro, hanno costruito una leadership, una capacità di essere un pilota da podio, non è una roba da poco, perché io che ho visto la MotoGP negli ultimi 30 anni, cioè, prima quando arrivavi sesto, settimo, era quasi un, come dire, risfigato, ma perché erano molto buone da un po', adesso trovi che sono magari 16 in un secondo, è una battaglia mostruosa, cioè è una compattezza incredibile, per cui anche l'ultimo è un fenomeno in questa categoria, veramente imbarazzante. Senti, qua ti saluta Livio Suppo, ecco. Addirittura. Ciao Verga, tu Livio lo conosci molto bene, no? Ovviamente. Avete in comune, diciamo, gestito Casey Stoner,
sì. Come è stato quel periodo per tutti e due, ovviamente? Perché Casey, pilota straordinario, però anche come tutte le persone straordinarie, è anche un po' difficile da gestire, no? Ma Casey è un soggetto unico, irripetibile. Guarda, proprio con Livio parlavo di come facevamo le trattative per il casco. Lui, quando dovevamo rinnovare, lui era già campione del mondo. Come io all'epoca gli avevo modificato il contratto, lui mi ha dedicato una pagina nel libro. Quando da 2,5 a MotoGP, io gli avevo raddoppiato il contratto, anche se avevamo già firmato per 2 anni, però avevo 2,5 a MotoGP, l'avevo provato a cambiare, ho scacciato il contratto. E suo padre mi ha detto: "Tu hai fatto una roba che non ha fatto nessuno, per me era roba logica". Per dirti il soggetto e anche l'intelligente, quando da campione del mondo dovevamo rinnovare il contratto, mi disse: "Io e te dobbiamo parlare al box". Bene, dobbiamo parlare al casco. Sale sul motorhome, si siede e mi dice: "Ma proprio così, eh? Tu sai che tutti mi vogliono". Beh, lo immagino. Mi aggiungo: "Tu sai che io voglio tutti a quel paese". Beh, più o meno mi e fa: "Dunque scrivi tu quello che vuoi, a me quello che scrivi tu va bene". Ha preso uscito, mi ha ringraziato, ciao. Uno così è di un'intelligenza straordinaria, perché come fai? Cioè, non puoi dirgli dopo, perché te lo sei giocato per la vita. Ti ha fregato però, cioè la contrattazione l'ha fatta lui, ti ha lasciato lì. Non hai saputo che cosa metterci a quel punto, eh? Io avevo Lorenzo anche, per cui ho dovuto trovare una combinazione, cioè l'ho equipaggiato, per cui alla fine, e lui a qualsiasi cifra gli dicesse, lui mi diceva: "Va bene così". Beh, un genio, anche da quel punto di vista un genio. E come Senti. la celebre battuta a Valentino Erez, no? La tua ambizione supera il tuo talento. Talento. Sì, non se l'è dimenticata nessuno quella battuta là. Senti, No. quest'anno nelle prime prove invernali sembrava che la Honda avesse un po' toppato la moto, no? Poi ne abbiamo parlato, sembra che sia stato solamente un problema di aerodinamica. L'altro giorno parlavamo con Lucio Cecchinello e ovviamente gli abbiamo domandato a Lucio che cosa ne pensasse di Danilo Petrucci e Lucio ha detto, ovviamente ha espresso tutta la sua stima su Danilo e ha detto, ah, certo, mi piacerebbe perché sarebbe il primo italiano a correre con il team LCR. In via dell'amicizia ti possiamo domandare se hai parlato con Lucio, così Ho anche con parlato uno spritz, eh? l'anno scorso con lui, anzi, addirittura quando c'era anche Livio che glielo suggeriva, quando era ancora in onda. Per cui, insomma, si sa che lui è libero, per cui se c'è qualcuno che è interessato, noi siamo disponibili ad ascoltare con grande, concretezza, educazione e attenzione. Ma quando si parla di Danilo in Superbike, fino adesso si è dato per scontato Ducati, però forse ci sono anche, potrebbe essere appetibile, penso, per tutte le case in Superbike, a partire anche da Honda, visto che stiamo parlando di Honda. Vi posso confermare che qualcuno si è già fatto sentire. Qualche Però giapponese. Qualcuno. dobbiamo prima definire, cioè, se non ci sarà spazio di qui, in base a che tipo di moto, che tipo di contratto, che tipo di situazione. Insomma, in questo momento la gattina frettolosa fa i gattini ciechi. Meglio star calmo, aspettare. Quindi diciamo che tu stai seduto sulla sponda del fiume in questo momento, no? Eh? Cioè, no, voglio dire, conoscendoti e visto che ti conoscono anche gli altri, io credo che in questo momento, se c'è qualche altro manager, non dico Livio Suppo perché in questo momento fa le tocche, fa le biciclette, secondo me si è messo le mani in tasca. Ti dico solo questo. No, ma sai che c'è una battuta a proposito della fortuna. Tardozzi, quando dovevamo rinnovare il contratto, mi sembra del secondo anno, l'ultimo anno in pramma, no? Sì.
e lui diceva di anticipare la trattativa, io invece prendevo tempo. No. E mentre prendevo tempo, Danilo ha fatto il secondo e terzo, per cui Pardozzi mi disse: cazzo, ma il culo bestiale. Mi fermo a sedere, no, senti Alberto. Allora, guarda, ti abbiamo già rubato 40 minuti e ci hai dato... Ma perché ci manda la fattura poi a tempo? È un amico. Al massimo mi toccherà offrirgli un caffè. Senti, Alberto, allora ti chiediamo, visto che sei stato così gentile, non solo adesso, ma hai detto che noi siamo la fonte di informazione, senza che tu un giorno decida di scoprirti, se hai qualche notizia di mercato bomba, senza che magari ti scomodi, che ne so, mandi una mail da un'altra mail in maniera che non si capisca che l'hai mandata a te e mi fornisci qualche dritta. Nel frattempo... Voi siete pazzeschi, perché quando uno dice il mercato, basta leggere il GPA, no? Ogni team manager dice quello che sta facendo. No, ma in realtà, Alberto, Matteo, la realtà è un'altra, no? I manager non sanno che fare e i team manager peggio, ma noi siamo molto intelligenti, per cui gli diamo delle imbeccate, gli diciamo perché non fate questo, e loro fanno: ah, non ci avevo pensato, ed ecco così. È successo con Miller qualche settimana fa, con Martin, adesso vediamo se ci confermano la notizia di Paul Espargaró, ma io sono pronto a giurare che in Spagna Marca e AS la prossima settimana scriveranno che Puig ha cercato Paul Espargaró di levarlo da KTM. Allora, per il momento ti ringraziamo e faccio quello che faccio normalmente quando ci incontriamo: ti do una pacchetta sulla gobba perché so che mi porterà molta fortuna e ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Alberto, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie. Scusate se abbiamo avuto un po' di problema di audio, ma ovviamente le connessioni, nonostante quello che ci ha detto il nostro presidente del consiglio ieri nella solita conferenza, l'Italia è messa molto molto male per quanto riguarda le connessioni. Comunque, chi è collegato via YouTube, vi ricordo come sempre di abbonarvi al canale, non pagate niente, però ci avete tutte le notizie gratis. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Ciao Alberto, ciao Matteo. Grazie Alberto, ciao, grazie.